incredibile testimonianza di una paziente 81enne che dice: operata di tumore e abbandonata. In attesa del consiglio comunale su San Lazzaro si moltiplicano le voci che chiedono di fermare i progetti. Polemica infuocata a Romano De Zelino, il sindaco Bontorin va all'attacco di Rossella Olivo. Tragitti lunghi e complicati per portare l'acqua nelle malghe del Grappa nell'anno della siccità. Tornano in azione i lupi a Gaglio, predazioni a pochi passi dal parcheggio di Campomulo. Raffica di furti alla locanda da Gerri a Monfumo, i ladri si nascondono in sala e pizzicano il ladro. Auto contro camion a Longa di Schiavone, i mezzi volano fuori strada, un ferito. Raffica di tentativi di truffe telefoniche ai danni di anziani, il comune lancia l'allarme. Scambio di salmi in ospedale, annullato il funerale, l'azienda sanitaria annuncia un'indagine. Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti a questa nostra nuova diretta di Bassano TG. Apriamo subito il nostro telegiornale con un'incredibile testimonianza di una paziente 81enne del San Bassiano, operata di tumore e poi, come lei stessa ci racconterà, abbandonata dall'ULS 7 che non le fissa visite e accertamenti. Al direttore generale vorrei dire con tutto il cuore: direttore, l'ospedale non funziona, sia cortese, lasci il posto a qualcuno che è più competente di lei. Mi scusi, però è così, perché si lamenta tutti, si lamentano tutti. Lo sfogo, condito da rabbia e lacrime, è quello di una paziente di 81 anni, operata a novembre al San Bassiano per un tumore, per poi, come ci racconta lei stessa, sentirsi completamente abbandonata dall'ULS 7. Mi hanno dato la lettera di dimissione con la richiesta che dopo un mese dovevo fare dei controlli che adesso non ricordo di preciso, comunque, e fare una biopsia. Io sono andata, la biopsia, l'esito non l'ho mai avuto, sono andata a richiedere una volta, due volte, mi è stato detto che il materiale era scarso. Allora io mi chiedo, se il materiale era scarso, perché non rifai la biopsia? A distanza di 8 mesi io non so ancora niente. Avete capito bene, la signora rivendica il diritto di sapere qual è il suo stato di salute, rivendica il diritto di essere curata. Entro 6 mesi avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni importanti accertamenti per poi tornare a visita, ma ad oggi ancora nessuna risposta dal CUP. Beh, ecco, io ho fatto gli esami delle urine che sono ancora là e sono scaduti. L'ecografia non l'ho fatta, la visita non l'ho fatta, ho sollecitato parecchie volte. Dal CUP l'unica risposta data alla signora è stata quella di scrivere una mail o compilare un modulo per le lamentele, con tutti i disagi che una persona di 81 anni può avere nel rapportarsi con la tecnologia. Pertanto ho detto no, adesso vado e vado a TG Bassano. Adesso è un disastro in tutto. L'ecografia che non si fa, le visite che ti danno appuntamento dopo un anno, ma non esiste proprio, direttore. Diventa vecchio anche lei e vedrà. Anche in questo caso i nostri microfoni restano a disposizione di tutti. Questa e molte altre situazioni nell'ULS 7 continuano a spingere i cittadini e noi a porre delle domande, e in questo caso una le riassume tutte. Dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre 3 domande al direttore generale Carlo Bramezza, alla politica regionale e a voi cittadini, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Questo ci spinge a chiederci e a chiedervi: ma allora, chi tace acconsente? Ed è conto alla rovescia per il doppio intervento su San Lazzaro. In attesa del consiglio comunale decisivo, aumentano le richieste di bloccare il progetto.
Le centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, asfalto e cemento che potrebbero soffocare l'ultimo lembo di campagna bassanese sono il sintomo di un malessere più ampio, un male che affligge Bassano e che potrebbe addirittura aggravarsi. È un'emergenza vera e propria, è un cancro, una metastasi urbanistica nel nostro territorio, a livello nazionale, anzi a livello globale, ma soprattutto anche a livello bassanese. Secondo gli ultimi dati, infatti, il consumo di suolo a Bassano raggiunge il 25% del territorio, che sale al 40% se si escludono le aree collinari e montane. A questo punto ci chiediamo come possano esserci dei dubbi o delle titubanze nei confronti di questa operazione da parte dell'amministrazione, che ha tutte le associazioni che si sono già espresse in contrariamente, ai quartieri che si sono espressi molto chiaramente opponendosi a questo, e abbiamo anche una categoria economica come Coldiretti, che è completamente coinvolta in questo, che dice no, quel suolo non va toccato. Le associazioni invitano altre categorie e altri gruppi di opinione a prendere posizione prima del Consiglio Comunale, nel quale verrà trattato definitivamente il tema di San Lazzaro. I consiglieri dovranno schierarsi e dovranno dire chiaramente quello che pensano. Noi faremo pressione il più possibile fino a quel punto, perché anche nella Giunta e nell'amministrazione comunale non ci sia più nessun dubbio. Una corsa contro il tempo, quindi, iniziata forse troppo tardi. Già, perché sono in molti ad accusare l'amministrazione di Elena Pavan di aver condiviso male e fuori tempo massimo i temi del maxi intervento di San Lazzaro con il quartiere e la città. Noi lamentiamo in questo periodo in particolare una carenza di partecipazione e di confronto. Con temi così importanti sarebbe fondamentale che l'amministrazione possa sentire, ascoltare i quartieri, le associazioni, tutti i cittadini interessati e competenti sul tema. E invece questi passaggi non ci sono. Sembra quasi che sia un discorso un po' segreto, addirittura non si sanno i passaggi, quando sarà la conferenza dei servizi, come saranno i tempi. E continua a far discutere l'assenza di Rossella Olivo e della minoranza in consiglio comunale a Romano d'Ezzelino. E il sindaco Bontorin va all'attacco. L'ultimo nostro consiglio comunale ha dato il via libera a tre varianti urbanistiche importanti, per cui nonostante assenze ingiustificate, tre varianti urbanistiche, tra le quali quella del centro polifunzionale, l'importante opera che riqualificherà Fellette. Le varianti sono quelle per una Romano d'Ezzelino più sicura e le opere riguardano ad esempio la scuola media e il nuovo campus. Oltre a questo, tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria che dovrà essere portata avanti. Tornando invece alle assenze della minoranza in consiglio comunale, il sindaco Bontorin le liquida così. Sinceramente, quello che abbiamo visto in questi 5 anni è stata una poca presenza dal punto di vista di opinioni, ma semplicemente di tante polemiche. Dal punto di vista personale, invece, credo che ci sia anche una carenza di progettualità. Quando si manca di progettualità è anche difficile rimetterci la faccia. Lo sguardo va poi alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e alle possibili ripercussioni sul territorio. Quelle persone che hanno ad esempio delle identità personali, politiche diverse dalla mia, sanno benissimo che il nostro programma elettorale e Romano d'Ezzelino è al primo posto. Se dovessero prendere delle altre strade, ad esempio avere altre opportunità politiche, sanno che devono scegliere, ma soprattutto che non devono mettere in discussione quello che è il mandato amministrativo. 12 furti di denaro in un anno alla locanda da Gerry a Monfumo, sono quasi 20.000 euro di bottino finiti nelle tasche di un collaboratore del ristorante. Prima 5 intrusioni tra settembre ed ottobre dell'anno scorso, con il furto di 12.250 euro tra fondo cassa e offerte raccolte per la Lilt. Poi altri 7 furti nel mese di luglio, che hanno fruttato un bottino di 150 euro. Ben 12 furti in 10 mesi. A subire i ripetuti raid la Dreschi, il noto ristorante da Gerry a Monfumo. Il mistero è che non c'erano segni di effrazione ed il malvivente si è introdotto nei locali del ristorante dalla porta d'ingresso utilizzando una chiave elettronica. Dopo la denuncia del titolare e vista la ripetitività dei furti, i carabinieri della stazione di Asolo hanno organizzato dei servizi di appostamento notturno che alle 4 della scorsa notte hanno dato esito positivo. I carabinieri erano appostati qua su questo tavolo, sotto qua proprio, che lui si è presentato a quella porta che ha provato a scassinare e guardava dentro per vedere se c'era nessuno. Dopodiché non è riuscito, ha fatto tutto il giro della terrazza
è andato sopra, ha preso la scheda magnetica, ha aperto la porta, è venuto giù, si è presentato alla cassa e i carabinieri sono andati là e l'hanno fermato, hanno detto: cosa fai tu qua? E lui mi sembra abbia, non sono sicuro, ma abbia risposto: voi chi siete? Era un borghese, naturalmente, là è finita la storia, insomma, ecco, dai. A lieto fine per me, per lui vada come vada, non me ne frega niente. I carabinieri l'hanno dunque bloccato quando stava per arraffare il denaro contenuto nel registratore di cassa, 1200 euro. Addosso gli hanno trovato anche la scheda elettronica che aveva usato per entrare e che aveva rubato durante un turno di lavoro. L'uomo, infatti, riconosciuto dal proprietario, è un 58enne collaboratore saltuario del locale, che quindi andava praticamente a colpo sicuro, sapendo come entrare e dove il denaro era custodito. Il 58enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Stamane in tribunale a Treviso l'udienza che ha convalidato l'arresto. In attesa del processo l'uomo è stato rimesso in libertà con divieto di dimora a Monfumo. Per il titolare resta l'amarezza che a commettere i furti sia stato un collaboratore. Hai visto quanto lavoriamo noi per riuscire a guadagnare qualcosa e tu ti hai fottuto. E tornano in azione i lupi. È stato sbranato un capo di Malga Busafonda a due passi dal parcheggio di Campomulo. Predata a due passi da uno degli snodi turistici più importanti dell'altopiano dei Sette Comuni. Aggredita, sventrata, ancora viva eppure divorata dai lupi a poche decine di metri dalle auto dei vacanzieri e dei visitatori di quel lembo dell'altopiano che va da Gallio all'Ortigara. Si è consumata a Campomulo, letteralmente in vista del rifugio e degli impianti per lo sport invernale, l'ennesima predazione di questa estate ai danni delle malghe che mantengono il presidio della tradizione dell'alpeggio. Un capo di Malga Busafonda è stato trovato ormai privo di vita in un prato a poca distanza dal parcheggio del rifugio e ancora una volta si torna a parlare della presenza di lupi nella zona dei Sette Comuni, dove le predazioni si susseguono senza soluzione di continuità da settimane. E gli allevatori malgari, il comparto che vive in montagna e della montagna, assieme al turismo e ai residenti, lanciano un appello perché si trovi una soluzione a questa situazione. Tragitti lunghi e poco agevoli sono ormai normali per i volontari dell'AVAB che ogni giorno salgono con le loro autobotti verso le malghe per portare l'acqua. Chiare, fresche e dolci erano le acque cantate da Francesco Petrarca. Di questi tempi dovremmo aggiungere anche altri aggettivi: poche, scarse o addirittura assenti. Senza la pioggia, che non cade in modo significativo ormai dall'autunno 2021, avere risorsa idrica a disposizione nelle zone di montagna richiede uno sforzo organizzativo e logistico non da poco. I volontari dell'AVAB Pedemontana del Grappa, Colle Asolani e Montello fungono di fatto da acquedotto mobile. Con un paio di mezzi riescono a trasportare fino a 250 ettolitri a viaggio. Abbiamo delle malghe che resistono due giorni con 25.000 litri, cima grappa che resiste un giorno con circa 10.000 litri, perciò adesso nel periodo luglio-agosto che sono in ferie, cima grappa e altre malghe chiedono un viaggio al giorno. Le località da servire sono tante, i mezzi vanno sempre tenuti in perfetta efficienza anche per l'eventualità di incendi. Si arriva dappertutto o quasi, ma con grande dispendio di energie e tempo. Quest'anno è un problema delle gallerie che dobbiamo fare il giro per il Monfenera, per arrivare alla Malga Domador, Piz, Lago dei Mure e altri, bisogna fare il giro dalla Pederoba, far tutta la salita, compreso il Palon, e per arrivare in Bocca della Forca, che dall'altra parte Campo Croce, se fosse aperto le gallerie, un'ora e un quarto, un'ora e mezza di viaggio in meno. La perizia di chi guida i mezzi e la volontà di mettersi a disposizione per molte ore al giorno per fornire anche ai più lontani un bene indispensabile come l'acqua rendono questo servizio ancora più meritevole e utile. Ora vediamo altre notizie dal territorio. A Longa di Schiavon si è verificato alle 6 di oggi un pauroso incidente. Sulla provinciale 248, all'altezza di via Longhella, una Fiat e un TIR si sono scontrati per cause ancora da stabilire, finendo poi fuori strada. Sul posto i carabinieri di Bassano, il conducente della Fiat è rimasto ferito in modo lieve.
I carabinieri segnalano che negli ultimi giorni nel territorio di Marostica sono state tentate numerose truffe telefoniche da parte di sedicenti carabinieri o avvocati che chiedono soldi o gioielli per pagare una cauzione per la liberazione di un parente coinvolto in un grave incidente. I cittadini sono invitati a non consegnare nulla a nessuno e a segnalare il tentativo di truffa al 112. A Lusiana, in occasione della giornata dell'emigrante, giunta quest'anno alla 54esima edizione, è stata consegnata la Targa d'Oro 2022 all'Ordine dei Servi di Maria, custodi del santuario di Monteberico. A Bassano del Grappa, per lavori di allaccio di fognature e acquedotto, sarà istituito il divieto di transito in via Beata Giovanna, vicolo Parolini, via Teatro Vecchio dal 5 all'8 agosto e in via dell'Ospedale dall'8 al 16, esclusi giorni festivi, prefestivi e di mercato. Parliamo ora di una triste vicenda accaduta all'obitorio dell'ospedale di Cittadella. Sono state scambiate le salme di due anziane. Ad accorgersi che non era la loro cara, un'anziana ottantenne di San Giorgio delle Pertiche, deceduta dopo ricovero all'ospedale di Cittadella, i familiari di quest'ultima, che nel pomeriggio di lunedì si sono presentati in obitorio a Cittadella per l'ultimo saluto prima del funerale fissato nella chiesa di San Giorgio delle Pertiche. Dolore, incredulità e rabbia, tanto che in ospedale sono arrivati i carabinieri che, ricostruiti i possibili contorni della vicenda, hanno fatto tornare a Cittadella il figlio di una donna di 84 anni di Tremignon di Piazzola sul Brenta, che con grande smarrimento ha ritrovato e riconosciuto la salma della madre che credeva di avere salutato e sepolto la mattina. Era già stata chiusa la bara dell'anziana perché il riconoscimento era stato fatto alla consegna degli abiti della defunta, da qui probabilmente l'errore che lascia nello sgomento due famiglie. Sia la famiglia dell'anziana di Tremignon di Piazzola che il titolare dell'agenzia di pompe funebri si sono rivolti a un legale che ha già ottenuto la procura per chiedere conto di quanto accaduto all'ULS 6 Euganea. La stessa ULS in mattinata ha diffuso un comunicato in cui, stante la volontà di fare piena chiarezza, rende noto che all'obitorio dell'ospedale di Cittadella si è verificato uno scambio di feretro tra due persone decedute a poca distanza l'una dall'altra. L'azienda sociosanitaria, esprimendo grande rammarico per l'accaduto e vicinanza ai familiari delle due persone defunte, ha prontamente avviato un'indagine interna atta a capire quanto è successo e a risalire alle responsabilità. Della vicenda è stata informata l'autorità giudiziaria. Prima serata a partire dalle 21.15 Focus. Ospiti saranno Marcello Bano, Paolo Benvenu, Claudio Borgia, Fabio Crea, Marco De Blasis, Alessandro Loddo e Lucas Pavanetto. In chiusura di telegiornale, come sempre, vediamo i vostri sms e poi le previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Buona serata.